Quindi il primo istituto per presentare il proprio lavoro è l'Istituto Plinio Signore. La tutor, la dottoressa Silvia Brini, che adesso presenterà i suoi, tra virgolette, studenti in questa occasione e di lavori. Grazie, buongiorno. Io ho due parole per introdurre i nostri ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro sulla qualità dell'ambiente urbano. Questo è il primo anno di un progetto che dura 3 anni, che si chiama Ambasciatori Junior della Qualità dell'Ambiente Urbano. È un lavoro molto complesso, per cui vi prego fin da ora di passare sopra a certe piccole inesattezze o uso magari di termini tecnici non troppo appropriati, perché ovviamente loro hanno dovuto fare uno sforzo enorme quest'anno per introiettare una serie di concetti e di linguaggi che sicuramente non avevano incontrato fino adesso. Sarà una presentazione molto dinamica perché parleranno tutti in sequenza e quindi io vi prego di abbassare le luci e di ci organizziamo un attimo con il computer, perché se parlate in piedi da qui forse è pure meglio, se possiamo girare il computer qui in modo che lo possiamo gestire da qui. Ah sì, ok, va bene così. Mettiamo lo schermo intero. Per quanto riguarda invece le parole dell'esperienza, per quanto mi riguarda come tutor devo dire che sono tutte vere. È stata un'esperienza molto interessante, molto stimolante e di grande soddisfazione. Mi rendo conto anche che è stata molto impegnativa per i ragazzi, ma il fatto che una sfida sia impegnativa non la rende meno valida, anzi. Allora, Luca. Quindi noi siamo passati da una fase progettuale a una fase del fare e comprendere concretamente gli obiettivi e la finalità del nostro lavoro. Abbiamo seguito un approccio semplice e simile all'attività di ricerca svolta proprio in un ente di ricerca, un'attività lavorativa svolta in un ente di ricerca. Oggi siamo giunti al completamento della prima fase del nostro progetto, in quanto è un progetto di durata triennale e vedrà l'incoronamento a dicembre con la pubblicazione del 14° rapporto sull'ambiente urbano. E per una buona qualità della vita in città è necessario una buona qualità dell'ambiente urbano ed esso è caratterizzato da diversi aspetti, come per esempio le infrastrutture verdi, le acque, e i fattori sociali ed economici, il suolo del territorio e i rifiuti. Noi siamo concentrati per quest'anno semplicemente su 3 aspetti, che sono la qualità dell'aria, la mobilità e le infrastrutture verdi. Parlando della qualità dell'aria, noi tendiamo a identificare 2 tipi, l'aria outdoor e l'aria indoor. Parlando dell'aria outdoor si intende quella al di fuori negli ambienti esterni in cui intervengono diversi fattori inquinanti che noi vedremo dopo, come il PM10, il biossido di azoto e l'ozono. Invece per quanto riguarda l'inquinamento indoor si intende l'inquinamento che si trova negli ambienti confinanti, quindi gli uffici, la casa, dove intervengono degli inquinanti, per esempio quelli dall'esterno, outdoor quindi, e quelli anche interni. La chimica dell'inquinamento dell'aria è molto complessa e in questo grafico vediamo il ciclo del biossido di azoto quando non intervengono inquinanti. E le radiazioni solari scissano il biossido di azoto, che si suddivide in un monossido di azoto e in un ossigeno monoatomico. L'ossigeno monoatomico si lega poi all'ossigeno dell'aria, creando così l'ozono, che si reagisce con il monossido di azoto, che quindi alla fine del processo liberano l'ossigeno dell'aria e il biossido di azoto ricomincia il suo ciclo. Ovviamente non intervengono gli inquinanti e quindi invece quando intervengono c'è un accumulo di ozono. In questo grafico vediamo in Italia le emissioni del PM10 che sono date dal traffico dei veicoli e dal riscaldamento domestico. Le emissioni date dal riscaldamento domestico sono molto rilevanti e molto importanti, e invece le emissioni industriali non sono predominanti, ma sono comunque rilevanti,
soprattutto nei siti industriali, e invece le emissioni del traffico urbano variano dal 27% al 50% nelle grandi città. In questo schema sono rappresentati con i pallini rosso le città che hanno nel 2016 superato il limite giornaliero delle emissioni del PM10 e si concentrano principalmente nel nord Italia, nel centro, sud e in Sicilia. E la città che ha avuto il maggior numero di superamenti giornalieri è stata Frosinone. E l'inquinamento dell'aria ha anche degli effetti sulla salute. E nel 2013 è stata riconosciuta come cancerogeno per l'uomo. Il PM10 nelle città è la classe di inquinanti più preoccupante ed è causata dal traffico veicolare. E questo problema però può essere arginato sostituendo auto elettriche e utilizzando dei mezzi pubblici. Le fonti principalmente di inquinamento in luoghi al chiuso possono provenire da fattori interni, esterni e delle abitudini e delle attività. I fattori interni, ad esempio l'arredamento, i processi di combustione, i prodotti per la pulizia, i materiali da costruzione, la muffa e l'umidità e gli incensi e le candele. Mentre quelli esterni provengono dall'aria inquinata che proviene dall'esterno, appunto, e dalle abitudini e delle attività, dal fumo di tabacco e dalla scarsa ventilazione della stanza al chiuso. Allora, la mobilità sostenibile precedentemente citata è un principio che si pone alla base di un sistema di trasporto ideale che soddisfa le esigenze di spostamento, non genera esternalità ambientali e sanitarie negative e concorre per una buona qualità della vita. Gli strumenti adottati, quali ad esempio le isole pedonali o le piste ciclabili, consentono la riduzione degli impatti negativi per la collettività, quali ad esempio l'incidentalità stradale, la riduzione degli effetti sanitari dovuti alla sedentarietà e la riduzione di emissioni in atmosfera. Questo grafico presenta appunto la diminuzione, grazie a una mobilità più sostenibile, dell'incidentalità stradale. Difatti possiamo vedere quanto tra il 2001 e il 2016 è diminuita la quantità di morti dovuta appunto agli incidenti stradali, che parte circa da 375.000 fino ad arrivare a un numero minimo di 3.000 morti. Come abbiamo già detto in precedenza, la mobilità sostenibile ci aiuta a far fronte a delle conseguenze della sedentarietà. E questo grafico mostra proprio come ci sarà una spesa sanitaria che andrà a aumentare negli anni nel caso in cui non si farà fronte proprio alle conseguenze della sedentarietà. Il grafico corrente ci mostra le emissioni di CO2 pro capite. Si può notare come le emissioni di un'auto privata che può trasportare all'incirca una persona due sia maggiore rispetto alle emissioni di CO2 di un mezzo pubblico. Quindi per una mobilità più sostenibile è preferibile un trasporto con mezzi pubblici rispetto a mezzi privati. Allora, nel 2014 il Parlamento europeo, attraverso una risoluzione sulla mobilità urbana sostenibile, ha esortato la necessità di migliorare l'ambiente, la vita e la qualità della vita e la salute, in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese. Viene quindi introdotto il concetto di città condivisibile, che è un sistema di trasporto ideale che aiuta a migliorare i servizi di mobilità e incoraggia le imprese a ridurre i viaggi per lavoro e a promuovere il telelavoro. L'ultimo argomento trattato sono le infrastrutture verdi. Cosa sono le infrastrutture verdi? Per infrastrutture verdi si intende una rete multifunzionale di spazi verdi che possono essere sia rurali che urbani, sia esistenti che di nuova realizzazione, che favoriscono il supporto ai processi naturali ed ecologici. Sono una componente fondamentale per la salute e il benessere, quindi la qualità della vita delle comunità umane.
ai riferimento alla normativa di tutela e di salvaguardia del verde e alle diverse modalità di fruizione, l'Istituto Nazionale di Statistica ha suddiviso il verde in diverse tipologie. Ad esempio, le aree di arredo urbano, che sono tutte quelle aree create a fini estetici o funzionali, verde attrezzato, ovvero dei parchi con dei giochi per bambini o delle aree per cani che hanno delle superfici inferiori agli 8.000 metri quadrati. Verde storico, e per verde storico si intendono i palazzi, ville o giardini che hanno una funzione culturale o artistica e si distinguono per la loro non comune bellezza. Grandi parchi urbani, che sono tutti quei parchi che hanno una superficie superiore di 8.000 metri quadrati. Forestazione urbana, e per forestazione urbana si intendono le aree precedentemente incolte che per estensione e ubicazione si è deciso di, appunto, di forestare. Giardini scolastici, orti botanici e orti urbani, verde incolto, aree sportive pubbliche all'aperto e altro, come ad esempio aree boschive o cimiteri. Ogni comune tende a classificare le aree verdi in modo differente l'uno dall'altro ed è quindi necessario individuare delle fonti istituzionali che garantiscono la raccolta e la confrontabilità dei dati. Per monitorare nel tempo lo stato e la qualità delle aree verdi si usano degli indicatori e in questi due schemi potete notare gli indicatori più comuni e più importanti. I verdi urbani assolvono a molteplici funzioni di natura ambientale, sociale, ecologica, culturale ed economica, che ne fanno una delle componenti fondamentali della sostenibilità urbana. Allora, ci sono diverse funzioni ambientali, ad esempio la termoregolazione, la biodiversità animale e vegetale e il mantenimento della fertilità e della difesa del suolo. Anche delle funzioni socioculturali, come appunto la bellezza e l'identità del paesaggio urbano, il benessere psicofisico e il valore religioso, storico, culturale e scientifico. Alcune funzioni economiche sono per esempio il settore del turismo e indotti, il mercato immobiliare e la produzione di cibo e di materie prime. Tra i maggiori benefici del verde in città c'è quello legato alla capacità delle piante di mitigare l'inquinamento atmosferico, che è per lo più causato da attività umane come il trasporto veicolare. La presentazione è conclusa, grazie per l'attenzione. Grazie agli studenti del liceo scientifico Appinio Seniore. La presentazione è stata fatta da Aurora, Nicole, Marilena, Flavio, Eleonora, Francesca, Gaia, Luca, Kelly e Luca. E un grazie anche ai tutor, alla dottoressa Brini e a tutti coloro i quali hanno collaborato con lei, in particolare Giuliana Giardi, una collega.